suoi 240 anni è la pulsar più giovane della Via Lattea e grazie al suo campo magnetico molto intenso è una magnetar a tutti gli effetti. È stata ribattezzata Swift J1818.01607 e a scoprire questa particolare stella di neutroni versione baby è stato un team internazionale di astronomi di cui fanno parte anche Paolo Esposito e Andrea Tiengo della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia. Li abbiamo raggiunti per farci raccontare da loro l'importanza della scoperta, arrivata grazie al gioco di squadra tra tre telescopi, Swift della NASA, da cui il nome della Pulsar, XMM Newton dell'ESA e NuSTAR, sempre della NASA. A questi si aggiunge un altro tassello italiano, perché questa particolare Pulsar emette anche onde radio lette grazie al Sardinia Radio Telescope. Partirei proprio dal principio, cioè cos'è una baby Pulsar? Il principio, diciamo, che cos'è una Pulsar? Una Pulsar è una stella di neutroni. È praticamente una delle possibili resti di una stella molto massiccia che fa un'esplosione di supernova. Altrimenti potrebbe diventare un buco nero, potrebbe non restare nulla. È una stella di neutroni, quindi un resto molto compatto, perché fatto praticamente la materia è schiacciata così tanto che i protoni e gli elettroni che normalmente costituiscono la materia, diciamo, standard, si sono uniti fra di loro, diciamo, sono impacchettati così stretti che queste particelle si sono fuse e la stella di neutroni è sostenuta da dei meccanismi particolari, per cui è uno stato della materia completamente diverso da quello ordinario, e si chiama materia di genere. Le stelle di neutroni per questa particolarità sono degli oggetti enormi e piccolissimi. Sono piccolissimi nel senso che una stella di neutroni è grande più o meno come Pavia, una 25 km in diametro, però in uno spazio che si può percorrere facilmente in una giornata, a piedi, c'è più massa che nell'intero sistema solare. Quindi sono degli oggetti molto peculiari. Una baby pulsar perché questa qui è apparentemente la più giovane che conosciamo. Come si determina, diciamo, l'età di un corpo del genere? Allora, in modo che abbiamo utilizzato noi, che era l'unico momento disponibile, era praticamente misurandone la rotazione. Questo è possibile osservandone la radiazione X o radio. E quindi abbiamo misurato il periodo di rotazione, che è 1.36 secondi. Questo periodo di rotazione però varia nel tempo, che la stella ruotando, essendo dotata di un forte campo magnetico, perde energia cinetica rotazionale irraggiandola in onde elettromagnetiche, per cui rallenta. Quindi in pratica dividendo di quanto rallenta, abbiamo capito quanto ci ha messo ad arrivare a 1.36 secondi, supponendo che fosse partita da un periodo molto più piccolo, come ci si aspetta per una stella di neutroni. Con quali strumenti è avvenuta? Ora, la scoperta vera e propria è stata fatta dal satellite Swift, è un satellite dell'Agenzia Spaziale Americana NASA, però una collaborazione importante italiana e inglese, italiana, perché ha realizzato il telescopio X, il Detector X. E questo satellite ha la particolarità che praticamente uno dei suoi strumenti gamma pattuglia il cielo ininterrottamente. Quando capta un'esplosione, lui è in grado di ripuntare automaticamente gli altri strumenti. Diciamo, è una macchina efficientissima perché fa tutto da solo. E lui ha appunto visto un'esplosione da parte di questa sorgente, ha puntato i suoi strumenti e quindi è stata scoperta poi la sorgente, diciamo, quella persistente della stella di neutroni. Poi, una volta noto questo, avevamo dei programmi preapprovati con il satellite XMM Newton dell'Agenzia Spaziale Europea, con il satellite NuSTAR, sempre della NASA, e abbiamo utilizzato questi programmi per continuare a studiare questo oggetto. E poi, cosa inusuale fra le magnetar, che tipicamente non emettono né radio,
Questa qui è brillante anche nel radio. Dunque abbiamo utilizzato il Sardinia Radio Telescope, che è uno strumento tutto italiano che, come il nome indica, si trova in Sardegna, vicino a Cagliari. Non ci sono registri storici che abbiano dato notizia dell'esplosione nei cieli, eppure è probabile che dalla Terra la fine pirotecnica della stella sia stata visibile. Lo spettacolo sarebbe stato senz'altro emozionante, forse spaventoso, non solo per l'evento in sé, ma anche per la carica di mistero che lo accompagna, un mistero su cui gli scienziati lavorano per sondare i limiti della natura e collocare l'uomo in un panorama ricco di enigmi. Le ricadute immediate difficilmente ci sono, nel senso che di solito si hanno ricadute immediate per piccole scoperte, nel senso che uno fa un piccolo passo e trova subito l'applicazione. Sulle scoperte, quelle più grandi che fanno uscire delle leggi fondamentali della natura, di solito le scoperte arrivano molto più in là. Per esempio, le scoperte fondamentali nell'elettromagnetismo, per esempio, o la scoperta dell'elettrone. Può sembrare una cosa estremamente astratta, senza nessuna applicazione, e infatti nell'immediato non aveva nessuna applicazione, sembrava un giochino per un laboratorio degli scienziati. Ma poi sappiamo l'elettronica che impatto ha avuto su tutta la nostra civiltà. Cioè, se noi non sapessimo come funzionano gli elettroni, non sapremmo far funzionare correttamente i circuiti elettrici, i transistor, tutto quello che poi ha portato l'elettronica. La relatività generale, che sembra una cosa molto astratta, o la relatività in generale, di Einstein, uno dice, non ha nessuna applicazione pratica. Senza la relatività non riusciremmo a ricostruire la nostra posizione con i satelliti GPS, e quindi tutta la tecnologia del GPS, che ci permette di fare tantissime cose, non sarebbe compresa sufficientemente bene per poterla utilizzare. Questi sono solo degli esempi. E quindi, tornando alla domanda di partenza, le applicazioni pratiche e immediate al momento non ci sono, però tutte le volte che si scopre qualcosa di fondamentalmente nuovo, si fanno nuovi studi e poi man mano arriveranno anche le applicazioni pratiche. E poi c'è l'altro aspetto culturale fondamentale, che sapere come è fatta la natura, l'universo che ci circonda, è molto importante per capire chi siamo noi, che posto abbiamo nell'universo. Alla scienza si chiedono sempre le applicazioni immediate, ma anche la scienza ha un valore culturale legato alla bellezza e alla conoscenza di che posto abbiamo nell'universo. Alla filosofia di solito non si chiedono delle applicazioni immediate, neppure alla musica o alla letteratura. Anche lì c'è del piacere nel fruire di certe conoscenze o di certe forme d'arte. Anche la scienza può dare del piacere nel conoscere